Wow. Prendo 700 grammi di cavolfiore e lo metto nel frullatore. Lo spezzetto con le mani così. Lo frullo in due parti perché non ci sta più nel frullatore, quindi chiudo. Ok, perfetto. Questa è la consistenza, come vedete sembra couscous, quindi questa è la consistenza perfetta. E adesso mettiamo il cavolfiore nella pentola e ora frullo anche il resto del cavolfiore. E ora copro con acqua. L'acqua deve essere sufficiente per coprire tutto il cavolfiore. Quindi ora ci spostiamo di là ai fornelli. Quindi accendo e faccio cuocere il cavolfiore per 7 minuti dal bollore. Quindi aspetto che cominci a bollire e poi conto 7 minuti. Il cavolfiore è pronto, quindi spengo e ci spostiamo di là. Allora, io ho scolato il cavolfiore con un colino come questo e adesso lo metto in un sacchetto a maglie fini. Questo è il classico sacchetto che viene utilizzato per filtrare le bevande vegetali. Se non l'avete, non importa, potete usare comunque anche un canovaccio pulito e lo strizzate bene. Facciamo questo passaggio per eliminare l'acqua in eccesso. Poi, una volta strizzato, metto il cavolfiore in una ciotola. Ora aggiungo del curry, del pepe, due pizzichi di sale. Diana, ma come sempre io sono curioso. E quando mai? Che cosa ci stai preparando oggi? Allora, una ricetta salata e croccante. Croccante. Sì. Poi aggiungo un uovo. E ora aggiungo la farina. Io sto usando 40 grammi di farina di riso. E la aggiungo gradualmente. L'impasto è pronto e quindi ora andiamo a ricavare le nostre crocchette. Quindi prelevo del composto col cucchiaio e vado a dare la forma con le mani. E io le faccio proprio come se fossero le tipiche crocchette di patate. Però non lo sono. Però non lo sono, Sono di esatto. cavolfiore. Wow, che bella idea. Man mano che le faccio, le metto sul piatto. Ecco qui tutte le crocchette, quindi adesso prendo dell'olio d'oliva e con le mani vado a rimodellarle. E ora faccio l'ultimo passaggio, quindi passo le crocchette nel pangrattato. Qui sto usando il pangrattato di riso. E poi metto tutte le crocchette nel cestello della friggitrice ad aria. E ora le cuocio nella friggitrice a 200 gradi per 15 minuti. A dopo. Le nostre crocchette sono pronte, ma prima di andare a vederle, soprattutto assaggiarle, lasciate un mi piace al nostro video, condividetelo anche, mi raccomando, aiutateci come sempre, per noi è fondamentale e più lo fate, più vedrete sorprese da parte nostra. 3, 2, 2, 1. 1, wow, no, vabbè. Cioè, tu ti aspettavi questo? No. Con il cavolfiore. Ragazzi, sembrano crocchette di patate. Oh, senti che crosticina. Wow. Incredibile. E adesso bisogna assaggiarle, però. Subito, non aspetto più. Neanche un secondo. Neanche un secondo. Pronto? Prontissimo. Maionese, come sempre. Come sono, Diana? Fai vedere? Mamma mia. Diana, meglio questo o quelle di patate? Dura, Difficile scegliere. eh? Faccio Ragazzi, scegliere voi. esatto, scriveteci qui sotto che cosa preferite una volta che farete ovviamente questa ricetta. Diana, basta però, lasciamene un po'.